Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio del Tour dei Vostri Mondi. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciarmi un mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Bene, 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio su Mini World, sul Tour dei Vostri Mondi. Vi ricordo che per inviarmi il vostro mondo vi basterà mandarmi il vostro ID di screenshot e ricordatevi di mettere il mondo online. Detto ciò, signori, siamo nel mondo di Salma, Gacha Salma. Arriviamo a 120 mi piace, signori, per il prossimo video. E ci sono dei cartelli che pa... Allora, leggi i cartelli o banno? Guarda questo video o banno, praticamente. No, non sto scherzando. E attenzione, se muori andrai in paradiso, non scherzo, se non ci credi, muori. Che a uno che è appena spawnato nel mondo, direi che è abbastanza, insomma, loquace, no? Ti fa proprio venire voglia di morire, non vedo l'ora di morire, guarda. Casa di Anwar, direi che è diventata notte, io quindi mi addormenterei perché sembra l'unica casa dove posso fare qualcosa senza essere bannato, probabilmente, grazie. Allora, un attimo perché esco. Esco, c'è un pollozzo. Allora, hotel, attenzione, devi comprare un biglietto, se no banno. Va bene, come compro il biglietto? Che ti do? Ti do da due di questi. Ti posso dare un biglietto d'alloggio, va bene. Ok. Diciamo che però dormire un po' tutti insieme è un po' strano, però va bene. Voglio continuare a fare un giro. Coltivazione di salma, non entrare o banno. Va bene, io invece entro. Rischio il ban. Quindi mi raccomando, guarda questo video o banno. È troppo divertente questa cosa. Comunque credo sia tipo un mondo, tutti questi cartelli minatori probabilmente nascono dal fatto che è un mondo destinato al multiplayer, no? Questa è una casa dove non puoi entrare o si banna. Lei addirittura la mascherina e visto il periodo direi che ci stiamo anche bene. Qua sopra, armadietti di sicurezza, è una sorta di banca, sembra, sì. Anche se il chioschetto della banca in realtà è quello là. Adesso lo andiamo a vedere. Casa di Salma. Qua possiamo entrare fortunatamente senza rischiare il ban. C'è una fetta di torta che io mi mangio. Bene. Qua ci sono degli armadietti di sicurezza vuoti. Furba. Ci sta. Magari uno arriva là e dice: oddio, lì ci sarà sicuramente qualcosa. Invece non c'è niente. Questo cos'è? È un bambino. Posso parlare col bambino? Che cosa gli ho fatto? Gli ho acceso la lucina. Va bene. Potremmo fargli un carillon, effettivamente. Di qua sono uscito. C'è l'uscita anche dall'altro lato. Vediamo dove mi porta. Al molo. Bene, c'è questa sediolina. E noi ci possiamo godere praticamente la giornata. Ah, una giornata bella fresca. Direi quasi autunnale. Però una volta uscito dal molo, poi ti attacchi al tram perché non puoi rientrare. Ma noi siamo più furbi, facciamo il giro e entriamo in quest'altra casupola. Che è, non si sa, è una casupola in stile giapponese. Allora, vediamo qua che cosa abbiamo. Un chioschetto con Chun-Li, più bassa purtroppo del blocco. La banca, e questa banca ha anche una porta. E con lui possiamo comprare le gemme antiche. Possiamo comprarne tipo 5. Ok, con cosa ho pagato non lo so. E adesso posso comprarmi il libretto. Cioè, mi posso comprare questo. Quindi faccio così. A posto, abbiamo comprato il biglietto per l'hotel, così possiamo dormire nel caso in cui dovesse diventare ancora notte. Ci facciamo un altro giro qua. Questa è una libreria molto carina. Questa è bella veramente, complimenti. Di qua invece che cosa abbiamo? Abbiamo il cimitero. E lui? Ah, lui ci può dare giustamente i fiori. Quindi noi potremo comprare una lavanda per dire e piazzarla qua. Qua dentro invece ci sono i resti di chi? Di Porcozzo, probabilmente. Povero Porcozzo. È sempre il primo a perire. Un pallone da calcio. Qua abbiamo svariate tipologie di alberi. Voglio andare a vedere questo qua che mi sembra un faro, probabilmente. Comunque è carinissima questa zona. Complimenti, è stata fatta abbastanza bene. Dobbiamo salire là sopra perché avete letto all'inizio, prima che rischiassimo il ban, che si poteva salire direttamente in paradiso. Quindi adesso andiamo a vedere. Sì, questo è semplicemente un po' buggato. Però è un faro, un qualcosa che ci dice: ehi, guarda, di qua puoi fare le cosine che ti pare. Di qua non c'è nulla. Da questo molo qui, comunque è molto carino fatto così, quindi complimenti, sai, mi piace un sacco. Dove arriviamo? Arriviamo in quello che sembra il posto, la piazza popolare, dove ci sono, c'è Adolf che balla la breakdance, Bancroft, venditrice di biglietti aerei, va bene, compro un biglietto aereo.
aereo per andare in vacanza. Che c'è per caso, Baldwin? Sono tutti che ballano la breakdance. Va bene, tutti che ballano la breakdance. Noi di qua dove possiamo andare? No, aspetta, aspetta. Ma come ci esco di qua? Siamo arrivati in paradiso probabilmente. Però il paradiso... Ah, eccola là. Dove ci troviamo? Posso comprare. Ma perché non c'è un modo per aprire le porte? Dove stiamo? Stiamo qua, no? Ah, è tipo un aereo, giustamente. Se vado di qua, lo stesso. Ah, ecco, perché salgo sull'aereo. Che furbata. Ah, eccolo l'aereo, che bello. Però basta ballare breakdance, voi, maledetto Baldwin. E adesso, sapete cosa ci manca da vedere lì? Che non l'avevo visto. E poi ci manca da andare in paradiso, che è detto così, abbastanza ambiguo. Però effettivamente è quello che dobbiamo fare. Siamo in modalità avventura, quindi teoricamente forse non possiamo rompere blocchi. Sapete che non lo so. E voglio andare di qua perché loro vendono, credo, un po' di robettine. Però non riesco a cliccarli. Come faccio? Pasticceria. Mi compro un dolce al latte e me lo mangio. Gnam gnam, perché a me piacciono un sacco i dolcetti al latte. Lui è il ferramenta, quindi ci può dare una spada, un palloncino, dei libri. Direi di prendere il trapano di Rame Horas. Lui è la banca 2, dove possiamo prendere altre gemme antiche. Ok, quindi non c'è un mezzo di baratto. Tipo, dovremmo dargli per esempio del ferro per prendere le gemme antiche. Sarebbe figo. Ho negozio di cibo, vediamo. Mi posso comprare altre cose, tipo carote, va bene. Di qua invece che cosa c'è? Scuola, attenzione, compra i libri per la scuola dal ferramento, altrimenti banno. Non l'ha scritto, però in realtà lo stava pensando. Dove mi devo mettere? Qua, tipo, devo comprare i libri per la scuola. E ne compro un po', perché non si sa mai, le materie sono tante. Quindi entro, la prof non è ancora arrivata, quindi vado sopra e le preparo uno scherzone. Eccomi qua, mi metto al posto della prof. Eccomi. Mi apro un libricino. Là. Mi metto a studiare. Sono molto bello così. Aiuto. Dove sto? Dove sto? La prof è arrivata. Drin 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 drin. È iniziata la lezione. Mi metto al primo banco io. Non è vero, mi metto all'ultimo e do fastidio a tutti. Guarda, mangio anche durante la lezione. Veramente sono cattivissimo. E visto che però non, in realtà ero molto bravo a scuola. Questo, cioè, su questo deve essere onesta. Adesso non ci resta altro che sopperire alla vita e capire che cosa c'è lì sopra nel in quel punto lì. Ora, come faccio per morire? Magari se mi... Ok, l'abbiamo scoperto. Vai. Pungimi quanto ti pare. Dai. Dai un po'. Forza un po'. Ok, facciamo resurrezione. Per il cibo non preoccuparti, ci sono dei mercanti che vendono cibo e alcuni danno soldi gratis. Sei in paradiso, piccolo avvertimento, si può scappare dal paradiso, goditi la tua nuova vita e rassegnati che sei morto. Tanto anche i proletari della stanza possono morire in quella mappa, va bene. È abbastanza... mi piace questo concetto molto... basilare, dove tutti alla fine dobbiamo oltrepassare, però... Ok, Chun-Li... Adesso le facciamo uno scherzone a Chun-Li. Ma no, ma si è salvata. Ma che fa? Torna su? Adesso come fai a rivendere le tue cosine, eh? Vediamo di qua. Voglio vedere che cosa c'è invece in questo punto. C'è... Au! Ouch! Sapete che qua io mi diverto un sacco. Ok. E ok. Allora, ci facciamo prima un bel... Mettiamo la palla qua. Tiriamo sulla vecchia. No, ho perso la palla. Signora, mi scusi. Non me la fuori la palla. Adesso facciamo anche un tiro a canestro. Attenzione. Attenzione. LeBron Frank. Però la signora è qua. Cioè. Oh, Franco. Maledetti. Facciamo così. La riprendiamo. E la tiriamo in faccia alla signora, poverina. Diciamo che forse il campo andrebbe fatto al chiuso, perché così... Alziamo. Là. Va là. Detto ciò, signori, ricordatevi di lasciare un bel mi piace per supportare il video. Io mi faccio due tiri a canestro. Tipo così. Woohoo! Che non è proprio questo che è il concetto.
colpo da maestro. Signori, grazie mille, ci vediamo in un prossimo video. Ricordatevi di lasciare un like, altrimenti vi banno. Ciao!